Here we go. Ambulance match underway. In this match, there's only one path to victory. You have to get your opponent into the ambulance and close the door. And that rule is the only rule in this kind of match. In order to accomplish this task, a 40 anni dalla nascita di WrestleMania, il più grande evento di intrattenimento sportivo nel mondo del wrestling, Visual Concepts e 2K portano su console e PC il nuovo capitolo della saga, WWE 2K24 o WWE 2K24. Sarà riuscita 2K a migliorare una formula già collaudata nel corso degli anni? Con l'avvicinarsi della tanto attesa WrestleMania XL, in una delle storyline più emozionanti degli ultimi tempi, l'ultimo capitolo della serie targata 2K rende omaggio a questo fantastico sport, riproponendo una rassegna dei match più avvincenti e indimenticabili del cosiddetto Showcase of the Immortals. WWE 2K24 è la storia della WWE, di WrestleMania e delle sue superstar, presentato in un pacchetto unico ben confezionato, con i pro e i contro della serie e con un quantitativo enorme di contenuti in grado di tenere incollati allo schermo per svariate ore e senza stancare mai. Come nei vecchi capitoli della serie, anche in WWE 2K24 torna prepotentemente lo showcase, ma questa volta è incentrato su WrestleMania. Se avete giocato ai vecchi WWE, ricorderete sicuramente l'impostazione dello showcase, focalizzata su un singolo lottatore piuttosto che sulle vicende del wrestling. Ebbene, in questo nuovo capitolo, 2K ha deciso di omaggiare i 40 anni dell'evento, ripartendo dai primi incontri della WrestleMania, dove si affrontavano leggende come Hulk Hogan e Andre the Giant, fino ad arrivare alla 39esima edizione dello scorso anno, con protagonisti Cody Rhodes e Roman Reigns. Avviando la modalità Showcase, si nota fin da subito l'impegno da parte del team nel voler rendere questa modalità non di passaggio, ma più un viaggio nel tempo. I ricordi riaffiorano uno dopo l'altro, attraverso i 21 incontri proposti, in particolar modo quando ci sono le transizioni da gameplay a filmati storici presi direttamente dai match originali trasmessi in TV. A rincarare la dose di nostalgia come se non fosse già abbastanza a rivivere quei momenti storici, ci sono anche dei video pre-partita, nei quali ci vengono spiegati a grandi linee la storia dietro i combattimenti, le faide che si venivano a creare quei tempi e interviste ai lottatori più iconici con retroscene interessanti che fanno apprezzare ancora di più questo viaggio nel passato. Lato gameplay, lo showcase di WWE 2K24 non si discosta molto dai vecchi capitoli, anche se meno limitante. Ogni incontro è composto da obiettivi da completare che corrispondono principalmente all'esecuzione di una mossa o di un'azione particolare. Il completamento di questi è obbligatorio ai fini del match, per attivare le transizioni da gameplay a filmati e permettendoci così di avanzare fino alla conclusione dell'incontro. A sorpresa, Roman Reigns rinuncia al titolo, lasciando il posto di WWE Universal Championship vacante e ponendo fine alla sua scia di record accumulata negli anni. Tu cosa farai? La modalità My Rise ci mette davanti proprio a questo bivio: rimanere un lottatore anonimo o diventare il campione indiscusso della WWE? In My Rise abbiamo la possibilità di farci valere, creando un personaggio da zero e partecipando agli incontri per ottenere il titolo più prestigioso della WWE. Oltre agli incontri, dobbiamo gestire anche la parte social, ed ecco che entra in gioco il social network, che comprende dei post lasciati dagli altri lottatori e dei messaggi privati, che permettono di avanzare nella storia principale o di scoprire storie secondarie. Ma questa è solamente una delle due storie proposte dalla modalità My Rise. La trama che vi ho appena ricordato fa parte del pacchetto My Rise Undisputed. Dall'altra parte, invece, abbiamo una differente storia da raccontare, My Rise Unleashed. In questa seconda modalità di My Rise vestiremo i panni di una lottatrice che entra in competizione con la WWE, creando una propria federazione indipendente di lottatori, la TBD. La modalità Unleashed è una vera e propria campagna, dove potremo seguire la trama oppure svolgere missioni secondarie, che porteranno poi a una ramificazione con percorsi alternativi e ricompense uniche. In questo caso rimane il difetto degli obiettivi, talvolta troppo contorti, e che possono portare a un livello di frustrazione non indifferente, dato che potreste perdere il match nel tentativo di completarli. Tuttavia, entrambe le modalità risultano essere molto divertenti e con un alto tasso di rigiocabilità. Showcase e My Rise rimangono le modalità principali di WWE 2K24, ma i contenuti non finiscono di certo qui. Torna la modalità My Universe, suddivisa in modalità Superstar, dove assumeremo il controllo di uno dei lottatori presenti nel roster, e la modalità Classica, una modalità sandbox originale nella quale saremo noi a gestire la scaletta degli incontri della WWE. My GM e My Faction tornano anche in questo capitolo, rimanendo invariate rispetto ai capitoli precedenti, mentre Esibizione, la più classica delle modalità, mantiene tutti i vecchi tipi di match con qualche novità che spicca di originalità. Per la prima volta in un WWE avremo la possibilità di pilotare le partite, assumendo il ruolo di arbitro o arbitro d'eccezione, selezionando uno dei lottatori. Sempre per quanto riguarda l'esibizione, troviamo altri due nuovi tipi di match, Casket e Ambulance. L'obiettivo è molto semplice: rinchiudere il nostro avversario in una bara, la modalità Casket, o in un'ambulanza, la modalità Ambulance.
In termini di gameplay, WWE 2K24 rimane ancorato alla tradizione che ci accompagna da qualche anno a questa parte. Parliamo pur sempre di un titolo sportivo, quindi innovare non si adatta al genere di riferimento. I pro e i contro della serie persistono, anche se in forma minore rispetto al passato. Le mosse sono state rese più facili da eseguire, così come anche il contrattacco, che al contrario dei capitoli precedenti non richiede più di avere una precisione quasi chirurgica nello schivare l'attacco. Chiaramente ha richiesto un certo tempismo, quindi premere ripetutamente i tasti è una soluzione che in generale sconsigliamo. I glitch nelle prese, ma soprattutto nei salti dalla corda, sono diventati ormai quasi un marchio di fabbrica della serie. Parliamo comunque di glitch tutto sommato sorvolabili, che non vanno assolutamente a minare l'esperienza di gioco. In fondo non è WWE 2K20. WWE 2K24 introduce anche una nuova meccanica di gioco sotto forma di QTE, ovvero lo scambio di ceffoni sul petto che si vede spesso negli incontri in TV. Nonostante le poche modifiche, il gameplay rimane ancora solido, accessibile e divertente, con tante opzioni sia dentro che fuori dal ring. Se da un lato possiamo definire la grafica di WWE 2K24 più che buona, dall'altra si è aperta una mancanza di salto grafico che spesso ci si aspetta da un titolo sportivo, dove la grafica risulta essere l'aspetto più curato del genere. Ci aspettavamo sicuramente un'evoluzione più marcata sotto questo punto di vista, il cosiddetto salto generazionale, ma il tutto rimane assolutamente un lavoro ben realizzato. Alcuni modelli sono identici alla loro controparte reale, ma altri sono distanti anni luce e si nota fin da subito questa differenza, specialmente in un roster enorme che conta 200 e più lottatori. Anche i modelli femminili sono stati migliorati, ma rimane problematica la resa dei capelli lunghi, particolarmente vivaci e senza una vera e propria fisica. Sfortunatamente, finché le versioni old gen non saranno abbandonate in favore della nuova generazione, difficilmente vedremo quel salto che ci si aspetta da una generazione all'altra. Al contrario, tecnicamente, il gioco mantiene sempre i 60 frame al secondo stabili, almeno nella nostra versione testata su PlayStation 5. Per gli amanti del wrestling, WWE 2K24 è sicuramente uno dei migliori titoli della serie. Poche sono le novità, specialmente se venite da WWE 2K23. D'altro canto parliamo di un titolo sportivo a cadenza annuale ed è impensabile rivoluzionare una serie in così poco tempo. Peccato per il comparto grafico, dove il peso della natura cross-gen si fa molto sentire. Watch out! Senton from the apron! The energy in here is palpable. Something truly special is unfolding before our eyes. A beatdown on the big dog. Yeah, Cody Rhodes is clearly in control.